Quinta giornata del campionato di Serie A, il big match di questa giornata, Banalissimi contro Space Jam, Giuseppe Di Giovanni. Ciao Mirko, forse mai era stata così decisiva una partita alla quinta giornata. Invece questa lo è perché sì, i banalissimi vincono. Questo è come un match point per gli uomini di Gianciuli che si giocano con gli Space il campionato, la vittoria del campionato in anticipo di 8 giornate. Sì, è vero perché i banalissimi andrebbero a più 8 su tutte le inseguitrici dopo il pareggio dei Bayern. In caso di vittoria, veramente sarebbe un trionfo già annunciato con larghissimo anticipo. Invece sarà una grande partita che analizziamo passo per passo e partiamo subito al secondo minuto con Barone che percuote la difesa degli Space, prova il destro ma Di Fazio gentilmente concesso in articolo 11 neutralizza il destro del fantasista dei banalissimi. È un buon momento per i Bana che ci provano con il sinistro di Caponetti che viene respinto da Di Fazio. Poco dopo c'è una punizione conquistata dal limite con Caponetti che prova ancora con il suo mancino, la palla sorprende Di Fazio sul primo palo, c'è il tocco dell'estrema dimensione degli Atomic, in questo caso degli Space Jam, e la palla finisce in rete, mesta inesorabile, 1-0 per i banalissimi. Passano 10 secondi e indovinate chi? Capacchi, Ciccio Campagna, un giocatore straordinario, va via e piazza il destro all'angolino alto sulla sinistra della porta difesa da Di Paola. Ed è subito 1-1, c'è l'equilibrio in campo. È una partita bellissima, non tanto per le occasioni che vengono create, quanto per la grinta, l'abnegazione che le due squadre inseriscono sul campo. I banalissimi con il loro accorto 3-1, più accorto delle altre volte. Gli Space Jam invece con il loro 2-2 eclettico e i loro esterni che tornano per formare un 4-0. Campagna però è sugli scudi, ci prova da fuori e mette alto. Dall'altra parte l'altro fenomeno, Riccio riprova su punizione ma calcia malamente mettendo altissimo sulla sinistra della porta difesa da Di Fazio. Barone poi va bene e via fino in fondo, prova la percussione. Arriva a destinazione, ma prova il destro che viene respinto da Di Fazio, che in questo momento è sugli scudi. Si aspettano tutti gli scambi fra Barone e Riccioli, arrivano al dodicesimo. Barone scambia con Riccioli, prova il destro, ma la palla finisce al lato, alla destra della porta difesa da Di Fazio. È un buon momento per i banalissimi. Allora lo interrompe Umberto Smeraldi, che prova il sinistro, respinge Di Paola in maniera non troppo efficace. Arriva Cantaro in tapin, è un destro da 1 metro. Di Paola la sventa sulla traversa ed è incredibile l'occasione per gli Space Jam che potevano passare in vantaggio, occasione clamorosa questa per gli uomini di Griffo. Rispondono i banalissimi che in questo momento stanno facendo la partita col lavoro sporco di Palma che favorisce gli inserimenti di Barone e Riccioli. Prova Riccioli dal limite ma salva Peppe Miceli che si immola e giocherà una partita straordinaria. Gli Space Jam riusciranno a contenere Riccioli e a fargli fare molto meno di quanto riesce a fare questo fenomeno ogni settimana. Riccioli però come al solito semina il panico, va via tutti, prova il destro ma la palla finisce al lato, ci prova anche Fiorelli con un pallonetto dal vertice basso dell'area di rigore. Di Fazio è straordinario a intervenire, ad anticipare le intenzioni del numero 4 dei banalissimi e poi c'è un fallo a metà campo di Giuffrida che stende palma, tiro libero di Riccioli trasformato sotto l'incrocio, più facile di un rigore per un fenomeno così, 2-1 per i banalissimi che si riportano in vantaggio a 5 minuti dalla fine del primo tempo, ma Cantaro non ci sta. Va via in percussione a due uomini, prova il destro che viene respinto da Di Paola. Barone in questo momento scambia la posizione con Riccioli, fa la sponda per il fenomeno dei banalissimi che però viene stoppato dall'uscita di Fazio. E gli Space in chiusura di tempo hanno un'ottima occasione con Smeraldi che ci prova da fuori con una gran botta che viene respinta da Rodolfo Di Paola, una bestia nera per Umberto Smeraldi che contro Di Paola non riesce proprio a buttarla dentro. Smeraldi comunque non sembra ben integrato con gli schemi degli Space, non riesce a incidere come faceva nei portopale, questo è un problema per gli Space Jam. Finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo, inizia sempre con la discesa di Campagna che è veramente incontrastabile per i giocatori dei banalissimi. Campagna serve Griffo, ma Di Paola si distende sulle diagonali di Simone Griffo. Poi i banalissimi, diciamo, cercano di attaccare, ma l'azione è abbastanza sporca, c'è una serie di rimpalli. Barone è solo, buona la finta, carica il sinistro, poi ammazza solo sulla linea, c'era comunque un uomo a terra, e quindi questo crea qualche scaramuccia che comunque viene subito sedata dal signor, dal signor Madonia. Campagna poi è straordinario come al solito a volare, a breccare dalla sua area di rigore, va via a tutti, la mette per Griffo, ma Griffo non riesce ad agganciare in un'occasione clamorosa per gli Space Jam che non trovano il gol del
pareggio. Poi ci sono 4-5 minuti di pressione sterile per gli Space, che non riescono ad arrivare al tiro in maniera pulita e limpida, e quindi non trovano la porta. È un ottimo momento per gli Space, come sarà tutto il secondo tempo, perché giocheranno una gran partita. Smeraldi tocca per la corrente campagna, ma il suo destro viene bloccato a terra da Di Paola, quasi sulla linea di porta. Continua la pressione degli Space con Cantaro che trova Griffo, ma è spaccata. Griffo non riesce a trovare la porta. Il gol però è nell'aria e arriva nel modo più inconsueto, con una gran botta di Cantaro dal limite dell'area, molto defilato. Claudio Cantaro sorprende Di Paola sul primo palo ed è 2-2. Il pareggio degli Space Jam meritatissimo per quanto si è visto nel secondo tempo. Ancora gli Space insistono con Campagna che serve Griffo, ma Griffo spara maramente alto per la disperazione proprio del capitano degli Space. Space che hanno il predominio totale del gioco a metà del secondo tempo, ma risponde Riccioli che prova il destro, prima respinto da Di Fazio, poi ci riprova ancora Riccioli, ma Cantaro salva. Veramente si immolano i giocatori degli Space su Riccioli, ma quando nessuno se l'aspettava, l'uomo che non ti aspetti riporta in vantaggio i banalissimi. È proprio Darpa che è sull'assist di Barone. Darpa si gira su Griffo, buono il movimento a piede pivot con i giocatori di basket, buono il pallone all'angolino, è del 3-2 dei banalissimi a 5 minuti dalla fine. Sembra essere una intensa su questa partita, ma non abbiamo fatto i conti con il blackout totale dei banalissimi, che prima rischiano di andare sul 4-2 quando Riccio ritrova Barone. Salta Barone, salta Di Fazio, rientra sul destro, ma calcia malissimo e la mette sul fondo di 3 metri. È un errore imperdonabile, perché arriverà il 3-3 con Campagna che percuote la difesa dei banalissimi, lascia sul posto Giangiuli a 16 marce in più, la mette in mezzo per Griffo, che davanti al portiere di palla non può far altro che piazzare il diagonale del 3-3. È un blackout inspiegabile nella difesa dei banalissimi, che coincide con l'uscita di Caponetti. I reparti si allungano e gli Space ne approfittano, arrivano con Cantaro praticamente in porta, servito da Griffo. Cantaro piazza il diagonale del 4-3 a un minuto dalla fine. C'è l'ultimo assalto disperato dei banalissimi, che non ce la fanno. Addirittura Di Paola si spinge in avanti, proprio perché si spinge in avanti c'è un guizzo di Campagna che dalla linea di fondo riesce a trovare il gol del 5-3, che chiude la partita sul gong in una maniera incredibile, con 3 gol in 2 minuti degli Space. Gli Space hanno tanto orgoglio e riaprono il campionato e lo rendono più avvincente alla 5ª giornata di campionato. È il primo stop per i banalissimi, è il rilancio totale del campionato stesso. 4 vittorie e un pareggio per gli Space, che comunque non riescono ad agganciare i banalissimi per via dei bonus, ma sono lì a tallonare col fiato sul collo dei banalissimi dopo una partita veramente straordinaria. Ok Peppe, grazie per questo tuo perfetto contributo, e alla prossima. Grazie a me.